Eccoci qua a fare l'unboxing anche del T-Interceptor. Come abbiamo già visto prima, il T-Fighter e il T-Advance di Darth Vader. Questo è un altro T, molto più simile a quello classico, sempre in scala 1,72 della Bandai, che in un certo senso, come possiamo anche qua vedere, non è altro che una variante di quello standard. Le ali sono diverse, il corpo invece base è uguale, il pilota in sé è quasi uguale, però è un bel pezzo. Anche questo lo volevo in collezione da tempo, adesso l'ho trovato a un prezzo umano e infatti l'ho preso al volo. Questi model kit, appunto, anche su Amazon e eBay hanno dei prezzi davvero variabili, quindi state attenti all'IVA e alla dogana. Se li trovate appunto a buon prezzo, soprattutto dall'Italia, meritano, perché qua possiamo vedere appunto tutti i dettagli, le parti clear che si possono utilizzare al posto di quelle forate. Ci sono sia le decal d'acqua che quelle adesive per aggiungere, per così dire, i dettagli. In questo caso, come anche era il TE classico, c'è la struttura del telaio, per così dire, e le parti delle ali nere. Per quello di Darth Vader invece si sono, per così dire, sbattuti un po' di più e hanno fatto la doppia fusione. Qua lo andiamo a costruire noi a mano, ma comunque non è, diciamo, una pecca. Anzi, i dettagli ci sono, sono molto belli. Ci sono anche qua i raggi laser da mettere volendo. E infatti la possibilità di utilizzare la basetta inclinata per fare scene di inseguimenti. E la parte, diciamo, della morte nera è diversa. Quindi, per adesso, dei quattro modelli che ho in scala 1,72 hanno tutti una basetta diversa, quindi si può letteralmente comporre una piccola morte nera come diorama e fare la scena della battaglia con i TIE che inseguono l'X-Wing di Luke e lui che lancia il torpedo nel buco. Quindi è molto carina, è molto evocativa come cosa. Il libretto anche in questo caso ha le scritte in inglese, quindi ti spiega che questa è una versione migliorata del T-Fighter regolare. Vediamo un po' qua la costruzione del modellino. In questo caso il libretto è fatto in una maniera diversa. È diversa, non so se vedete poi il vecchio video, volete andarvelo a rivedere, noterete come l'impaginazione è diversa appunto da quella dell'altro manuale. Non è male, anche perché comunque sono pochi pezzi in realtà. Hanno bisogno di un po' di rifiniture per far risaltare i dettagli. Qua, come possiamo vedere, ci sono poi anche un bel po' di marker, di cose, diciamo, da andare a colorare volendo o inscurire per dare un senso di meccanico, comunque anche di sporco, perché come dicevo l'altra volta, anche la basetta così linda non è bella, per così dire, ma andrebbe sporcata per dare quel senso appunto di tecnologia vissuta. Comunque non l'hanno costruita proprio ieri la morte nera, non è tutta bella pulita, se ne sta lì nello spazio, la ci sparano contro, non è appena uscita di fabbrica. E quindi anche qua poi le plastiche le andrò un po' a sporcare, le andrò a far risaltare dei dettagli, così da avere appunto un modellino più realistico con un livello di dettaglio del genere. Tra l'altro rende davvero bene, apposta perché un model kit troppo pulito è bello per alcuni robottoni, però
è bello per certe astronavi, per così dire, luccicanti, ma quelle di Star Wars, soprattutto nella trilogia classica, sono in realtà sporche, vissuti, e quindi, a mio avviso, vanno un pochettino, per così dire, rovinati. Comunque si tratterà di una build simpatica, a mio avviso, può rendere davvero tanto. Mi sta piacendo davvero molto costruire gli aerei. Infatti lo spazio adesso incomincia a scarseggiare per esporli, perché comunque sono un bel po' più ingombranti di un Gunpla classico. Però meritano. Quindi ve lo consiglio, se amate Star Wars, questo è un altro model kit che dovete fare vostro.